In questo video tutorial vedremo come inserire le luci artificiali in SketchUp prima dell'esportazione in Cricutea. Facciamo un disegno molto semplice. Nella barra delle icone relative allo strumento, al plugin di Cricutea, sono presenti due tipi di luce: la point light e la spotlight. La point light è un tipo di luce che irradia in tutte le direzioni. La spotlight è una luce direzionale. In entrambi i casi, per inserire queste sorgenti luminose, bisogna cliccare sull'icona e poi fare due clic nel disegno di SketchUp. Il primo determinerà la posizione della sorgente luminosa, il secondo determina l'intensità della luce. Dopo aver fatto questi due clic, si apre una finestra che mi riassume i parametri relativi alla sorgente luminosa: lo stato, acceso, spento, il nome, l'intensità, due parametri relativi a un'eventuale animazione nel software di renderizzazione e la modalità di attenuazione dell'intensità, della luce. Nel caso della spotlight, il primo clic determina la posizione della sorgente luminosa, il secondo clic mi determina non solo l'intensità, ma anche la direzione del cono di luce. In questa finestra che mi si apre successivamente sono presenti due parametri in più, hotspot e falloff. Hotspot è l'angolo del cono di luce in cui l'intensità è al massimo. Il falloff è l'angolo in cui questa intensità va a decadere fino allo zero. Entrambe queste sorgenti luminose possono essere modificate nei loro parametri attraverso la finestra di editazione che si apre da menu locale e che mi riattiverà la possibilità di cambiare i parametri appena visti. Le sorgenti luminose possono essere anche spostate e ruotate. Prima di esportare in Cricutea, mi devo comunque assicurare che la sorgente luminosa non intersechi la superficie di SketchUp. A questo punto posso passare all'esportazione. Lascio tutti i parametri di default e salvo il file. Quando vado ad aprire in Cricutea il file, mi accorgo appunto che nell'area di disegno sono presenti queste due sorgenti luminose e nella struttura d'albero presente qui sulla sinistra, ci sono appunto i nomi che io ho eventualmente scelto in SketchUp. Per vedere l'effetto di queste sorgenti luminose, lancio un render. Scelgo dei parametri in modo da fare un render velocemente. E vedo appunto l'effetto delle sorgenti luminose messe in SketchUp. Nel caso in cui non fossero presenti sorgenti luminose artificiali, nell'esportazione in Cricutea si trasmetterebbe comunque l'informazione relativa alla luce solare impostata in SketchUp. La luce solare è definita innanzitutto dalla posizione geografica del disegno realizzato in SketchUp, che si può vedere dal menu Window, alla voce Model Info, alla voce Geolocation. Un altro dato importante per la luce solare è appunto il dato temporale. Nella palette Shadows posso leggere la data e l'orario che è impostato in questo disegno realizzato in SketchUp. Quando vado a esportare questo disegno, nella finestra riassuntiva viene definita la presenza del sole, mentre invece non sono presenti luci né point né spot.
Aprendo il file Encherchitea, troveremo nella struttura d'albero nella parte a sinistra solamente la presenza di una luce solare. Lanciando ora una renderizzazione, potrò visualizzare a questo punto la presenza della luce solare e della relativa ombra.